siamo a Fossombrone in località Barco. Qui si disputa l'undicesimo campionato italiano di boccia alla lunga su strada, campionato a squadre. Un campionato interessantissimo dal punto di vista dell'agonismo, perché la boccia alla lunga fa parte del FIGEST, che è una federazione particolare che raduna un po' tutti gli sport e le attività agonistiche popolari. Questo sport della boccia alla lunga accomuna anche un po' mezza Europa e mezzo mondo, perché sì, la boccia, la petanco come la vogliamo chiamare, la ruzzola, insomma, è sicuramente un gioco da strada, un gioco popolare. Qui c'è una federazione che porta avanti da diverso tempo e organizza questo campionato su strada. Qui siamo con la nostra troupe per testimoniarvi l'atmosfera, quello che si vive durante queste due giornate di campionato. Un campionato vero e proprio, ci sono le qualificatorie, ci sono le semifinali e la finale. Noi seguiremo le fasi di questo gioco e poi naturalmente anche le premiazioni. Dall'undicesimo campionato italiano a squadre di boccia alla lunga. Siamo proprio sul percorso di gara, sulla strada di gara, è il caso di dire. Oggi domenica mattina si tengono le semifinali, fra poche ore ci saranno le finali, la manche finale. Ieri c'è stata le qualificazioni e qui stiamo proprio assistendo ai tiri per le semifinali e la qualificazione alla finale. Il clima è acceso, è conteso, ma naturalmente sempre molto festante, molto gioioso, animoso, ma felice di questa giornata molto bella passata a contatto con la natura, con lo sport preferito. Col capitano della San Martinese, che è la squadra che organizza insieme alla Pro Loco questo undicesimo campionato di boccia alla lunga. Allora, innanzitutto, già dopo una prima giornata di gare, come stiamo andando? Molto 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 bene. Soddisfatto, un grandissimo evento. Il percorso come si presenta quest'anno? Bellissimo, bellissimo, come ho detto, grandissimo evento. Sono senza parole, sono emozionatissimo. Ecco, poi stare in mezzo alla natura, questo è uno sport che mette a contatto con la natura, è bello passare una giornata, oltre che tra rivali, anche tra amici, condividere la passione. Ringrazio, bellissimo, ringrazio il mio compagno Walter, che non pensavo di una cosa così bellissima. Tutti amici da Modena, Reggio Emilia, Ancona, Perugia, una cosa, festa fino a mezzanotte. Allora, ieri è stata una bella giornata, oggi come sta andando alle gare? Noi come squadra siamo messi un po' così, pensavo un po' meglio, però l'importante è divertirsi, sport e divertirsi e stare tutti in amicizia. Come vedete qui la natura, siamo vicino al Parco Nazionale della Gola del Furlo, quindi è molto bello, una splendida giornata, il cielo c'è, vinca la migliore, fino all'ultimo non sappiamo chi vince. Ecco, la finale c'è tra poco, giusto? Fra un po' partirà la finale. Verso mezzogiorno partiranno le ultime sei batterie, le prime sei classificate, e lì si deciderà chi sarà il campione italiano in carica per il 2015. Bene, e noi riprenderemo con le nostre telecamere la finale e tutto, poi anche il post finale, perché anche quello è bello. Vai, libero! Bravo Matti, bravo Matti! Bravo Matteo! Presidente, siamo sul percorso di gara, stiamo assistendo a un bellissimo campionato, sempre conteso, sempre animato, anche il tempo oggi ha dato una mano, una bellissima giornata di sole.
È vero, una bella giornata. La boccia alla lunga è una delle nostre discipline, perché in federazione abbiamo ben 18 discipline. La boccia alla lunga rappresenta qui per l'Italia centrale particolarmente una bella realtà. Come vedete sul percorso abbiamo messo insieme qualcosa come oltre 100 giocatori. Che vi devo dire? Noi come federazione, associati al CONI, cerchiamo di sostenerli questi ragazzi per quello che si può, ma vedo che la parte locale, diciamo, è molto molto attiva, si dà molto da fare. Presidente, la vostra federazione racchiude forse l'anima popolare dell'Italia attraverso i suoi giochi tramandati da generazioni negli anni, insomma è importante che questa federazione sia sempre viva e vitale per perpetrare la tradizione. È vero, appena una settimana fa abbiamo avuto una gran bella manifestazione a Narni, Terni, con tutti i nostri partner e collaboratori europei e oltre 400 giocatori da tutta Europa, 14 paesi erano presenti e lì abbiamo vissuto proprio quella che ha detto lei, l'anima popolare. E una cosa mi ha sorpreso a Narni a livello europeo, le tradizioni in Europa sono vissute molto anche dai giovani, in Italia un pochino di meno, da noi sono legati più ai capelli bianchi, ma ci diamo da fare, stiamo portando queste discipline anche nelle scuole. La tradizione, l'animosità di questi giocatori mantiene viva anche nei giovani, poi che frequentano il campo di gara insieme ai veterani e alle persone più esperte, questa tradizione che va rimandata comunque nel tempo. Ma certo, la nostra forza della federazione è proprio questa, cioè avere giovani, diciamo i più anziani, non diciamo i vecchietti, ma sono quelli che fanno da maestri a questi nostri giovani. E la FIGEST in questo ci investe molto. Questo è un settore della nostra federazione che noi guardiamo molto attenti, anche perché siamo ai confini dei nostri, diciamo, avversari sportivi. Quindi parliamo dell'altra componente che è fuori dal nostro circuito, quindi noi ci stiamo adoperando per poter fare in modo che tutti possano venire sotto l'egida della FIGEST CONI, anche perché ci stiamo muovendo a livello europeo per poter portare questo sport veramente per le sue tradizioni anche a livello geografico nazionale ed internazionale, perché valutiamo anche questo aspetto. E i giovani sono la nostra forza, quindi li orienteremo in questo tipo di percorso. Ecco, citava la concomitanza, la vicinanza con i vostri competitor naturalmente sul campo federativo. Le divisioni non pagano mai, noi italiani siamo bravissimi a crearcele anche dove non ci sarebbe bisogno che queste ci fossero. Però insomma, bisogna avere un'ottica più lungimirante forse, no, vicepresidente? Certo, infatti le separazioni poi alla fine, lo vediamo anche nelle famiglie, prima o poi costano, all'uno o all'altro, quindi se poi si raggiungesse veramente un accordo, e questo noi sinceramente ci stiamo dedicando, ci stiamo adoperando in questo, quindi anche l'organizzazione di questo campionato fatto ai confini è proprio per far vedere anche la nostra forza, valutate che a livello istituzionale siamo i veri rappresentanti a livello agonistico italiano. Noi siamo disciplina sportiva associata a CONI, quindi questo deve essere un biglietto da visita anche per coloro che agonisticamente lo fanno, avere veramente un suffragio di soddisfazione, cioè essere campioni italiani ha un senso nel nostro discorso. Quindi faremo, ci adopereremo in questo anche perché noi tramite l'AGEST, che è una federazione europea dove noi siamo capofila,
faremo questo percorso e non dico che a fine anno sicuramente, e quindi nel 2016 troverete qualche discorso positivo anche per fare un campionato a livello europeo. Ecco, tornando allo specifico, alla boccia alla lunga, comunque la boccia, la sfera, è una pratica agonistica che accomuna forse il mondo intero, perché non c'è nazione al mondo che non ha qualcosa a che fare con una ruzzola, con una boccia, con una petanque, con qualsiasi cosa rotoli. Ci mancherebbe, tant'è che io in un viaggio che ho fatto in Irlanda, ero dalla parte di Galway e praticamente si sfidavano, perché lì ci giocano veramente, ci scommettono. A 14 lanci chi ne faceva più si giocavano le sterline e quindi gli euro là poi per quel tipo di discorso, perché c'è una parte che lo fa. E veramente l'ho trovato là, l'ho trovato in Inghilterra, lo sono trovato in Francia, l'ho trovato in Spagna. Quindi questo è importantissimo, veramente dobbiamo dire che è una delle nostre specialità che unisce forse di più nell'ambito internazionale. Abbiamo il tiro alla fune, ma eccoli qua, perché poi il resto sono tutti derivati da questo tipo di discorso dei lanci. Nelle parole del vicepresidente c'è stato un segnale ben preciso ad unificare, a mettersi sotto un unico ombrello. Ma io lo vado ripetendo ormai da decenni, perché da quando è nata la FIGEST ho avuto anche diversi incontri molto amichevoli con il nostro amico, l'avvocato della Costanza, al quale ancora una volta mi permetto di dire: ma vediamo, non siamo tanti. Vediamo di metterci insieme, perché se stiamo insieme è più forza, e siccome siamo nel CONI, più siamo forti e più riusciamo ad ottenere. Questo è un appello all'amico avvocato, perché prima o poi ci si possa ritrovare, e il nostro è un gioco. Se non riusciamo a mettere insieme un gioco, e allora non voglio aggiungere altro. Daniele Tolucci, un giocatore di questa finale, possiamo dire ormai, che ormai sì. Partirà no? Fra ormai pochissimo, sì. Siamo proprio sulla linea di partenza qui, aspettiamo sì. le altre squadre. Come prima della partenza, com'è lo stato d'animo? Insomma, siamo abbastanza caricati, vogliamo cercare di riuscire a vincere, ma non è facile. Non è un gioco che fino a che non hai finito non sai mai se hai vinto o no. Bisogna vedere come va la boccia, tutto ecco. Lì. Il problema è la boccia come cammina. Come ruzzola. Come ruzzola. Che gara è stata fino adesso? Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto un primo e sicuramente qui siamo secondi, quindi siamo nel contesto dei sei che arrivano a fare la finale. Le altre squadre erano belle, forti, agguerrite? Tanto le 12-13 squadre che sono qualificate sicuramente sono tutte ponderate per poter vincere. Ecco. Quindi sarà una bella finale? Poi dopo, sì, penso di sì. Combattuta? Sì, molto. Animata, sì. Perché vedo che voi vi... Noi ci animiamo, ci accaloriamo, ci animiamo, ci incazziamo, ci arrabbiamo, facciamo un po' di tutto. Il bello è anche questo, poi alla fine ritrovarsi tutti quanti insieme alla fine della giornata. Sì, è tutto qui. Questo gioco è, diciamo, l'insegna della salute. Si gioca per strada, si prende aria, ci si diverte e succede tutto questo. Ecco. Tutto qui è il gioco della boccia, non c'è nient'altro. Un gioco semplice, di sani principi, però molto molto appagante. È molto salutare. Perché poi quando è finito. Sì, quando è finito hai fatto una bella... È come se avessi fatto una domenica di corsa, diciamo, di 10 km. Quant'è il percorso lungo? Diciamo che tutta la domenica quando giochi fai sui quei 10 km tranquillamente, camminando e giocando tutte le domeniche. Per noi che facciamo un campionato invernale e poi facciamo i campionati estivi, quelli dove c'è questo campionato italiano famoso, ecco. da parecchio tempo che si fa. Quindi 10 km non sono uno scherzo, non pensate 10 km a piedi lì circa, sicuramente sì, tutte le domeniche. Allora, riepilogando, sesta qualificata la squadra di Lussi in provincia di Perugia, quinta qualificata Acli San Silvestro in provincia d'Ancona, poi quarta la San Martinese, che è la squadra organizzatrice,
e terza, dico bene, terza Saltara, sempre di Pesaro, poi c'è Merlo Team, sì, Pian di Rose e Merlo Team primo. Queste sono le 6 squadre finaliste. La finale sta per partire, la semifinale è stata disputata, avete le 6 squadre finaliste, alle nostre spalle ci sono i giocatori che si stanno scaldando e come sempre insomma è l'atto finale della giornata. Giusto, quindi è una soddisfazione, siamo stanchi come vedete, però siamo felici che è andato tutto bene, non ci sono stati infortuni e abbiamo 4 squadre in finale qui dalla provincia di Pesaro, una di Ancona e una di Perugia, quindi siamo molto contenti. Contenti. E faccio un in bocca al lupo, vinca la migliore e adesso si parte. Bene, allora noi vi seguiremo nel percorso della finale, poi ci ritroveremo tutti quanti per le premiazioni. Esatto. Buon gioco e vinca il migliore. Grazie, in bocca al lupo. Le batterie della finale sono partite, naturalmente le partenze sono a gruppi di 2 team invertiti per ordine di arrivo, naturalmente, perché le prime che sono partite sono le ultime che si sono classificate, invece gli ultimi 2 team che partiranno sono il Pian di Rose e il Merlo Team, che sono in testa alla classifica. Il Merlo Team è la prima, noi li andiamo ad aspettare all'arrivo per vedere chi si aggiudicherà questo 11° campionato italiano di boccia alla lunga su strada. Assessore, una bella manifestazione questa della boccia alla lunga che porta qui anche tante persone da fuori che hanno modo di conoscere, se ce ne fosse bisogno, le bellezze di Fossombrone. Sì, effettivamente proprio ieri in occasione dell'apertura dei giochi ho rimarcato proprio questo, nel senso che Fossombrone è bello già di per sé, se poi ci sono queste belle manifestazioni dà risalto ancora di più. Fra le altre cose, la boccia alla lunga, quando ero ragazzo, tanti anni fa, anch'io ero un giocatore mediocre ma partecipavo. E vedere arrivare la richiesta di organizzare il campionato italiano di boccia alla lunga mi ha dato veramente soddisfazione. Purtroppo ha preso in un giorno particolare, ci sono le elezioni, di conseguenza anche il percorso si è reso più difficile perché non si potevano chiudere le strade per la questione delle elezioni, le strade dovevano essere libere. È andato più alla lunga, però l'importante è che tanti hanno partecipato da fuori regione, dappertutto, perciò è una grossa soddisfazione come Fossombrone, come amministrazione comunale, e devo ringraziare l'amministrazione che mi ha dato mandato a me di partecipare a questa bellissima manifestazione e contemporaneamente a questa premiazione per questa bellissima gara. Alla fine, dopo 2 giornate di gara, naturalmente l'appetito c'è, le premiazioni ci saranno fra poco dei vincitori, però a vincere al di là del primo, del secondo e del terzo è lo sport, è la sportività. Questo è uno sport, un'attività agonistica sana che si vive all'aria aperta, come avete potuto notare, e soprattutto la comunione, l'unione, tutti amici alla fine è quello che cementifica naturalmente animi, persone e associazioni. Qui ci sono i vertici nazionali della FIGEST, questa federazione che racchiude questi sport, queste attività sportive così radicate nel territorio, e l'augurio che questa manifestazione
cresca ancora di più. Ed ora godiamoci le premiazioni. Allora, sesta squadra classificata all'undicesimo campionato italiano squadre Figis San Martinese Bar Sport. Bravi! Un applauso che sono anche gli organizzatori della manifestazione sportiva. Bravi, bravi, doppiamente bravi. Quinti classificati, la squadra di Luci, provincia di Perugia. Un applauso ragazzi, venite a ritirare il premio. Un applauso ragazzi. Complimenti. Premia l'assessore Lustrizzimini. Un applauso per il Pian di Rose. Forza, venite a ritirare il premio. Allora, complimenti. Premia sempre l'assessore Lustrizzimini. Terzi classificati. Non è da poco. Eccolo. Oh, un applauso ragazzi, seconda squadra classificata. Vincitori, Saltara, un applauso ragazzi. Bravi ragazzi. Come vedete sono stravolto, però contento, e quindi anche i nostri amici giocatori alla fine, dopo 10 ore di gara, sono soddisfatti. Questo è l'importante. Allora, noi li abbiamo seguiti durante tutta la giornata, si sono impegnati tanto, hanno fatto veramente della loro passione una giornata piena di soddisfazioni. C'erano i vertici federali qui da voi, quindi anche meritoriamente per voi è onorevole avere i vertici della federazione, della Figest qui, quindi di lavoro ce n'è, però sono sicuro che voi col vostro impegno riuscirete a trovare la quadra e a fare di questo evento un grande evento, anche ancora più vissuto da tante altre regioni. Esatto, come dicevo prima anche il nostro presidente, l'obiettivo del campionato non finisce qui, abbiamo in progetto un discorso futuro a livello europeo, quindi coinvolgeremo Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Slovenia, Malta, insomma un sacco di nazioni europee per allargare questo sport che è meraviglioso, ma che in sostanza viene giocato in tutto il mondo, quindi è lo sport più bello, e l'obiettivo è arrivare agli europei. Questo è il nostro obiettivo e le nostre forze che lasceremo e vedremo in futuro, insomma, con soddisfazione. Ringrazio Fano TV per questo bel servizio e ci rivedremo alle prossime. Grazie.